La città era assediata, non si poteva più uscire, tutte le strade erano tagliate, i ponti erano rotti. Eravamo un piccolo gruppo di giornalisti in questo albergo Royal, che si chiamava al tempo di Sihanouk, era stato ribattezzato dopo albergo Lepnon, bevendo champagne, consumando le ultime bottiglie di vino che la cantina aveva ancora e mangiando bistecche che erano arrivate con un ultimo aereo. E ogni sera però si andava a letto pensando che la mattina dopo magari ci saremmo alzati, che era cambiata la bandiera. Si poteva quasi più uscire, c'era soltanto un aereo ogni tanto. E allora ci si metteva d'accordo negli ultimi giorni, durante l'assedio, quando la città era ormai strangolata dalla presenza dei Khmer Rossi, ci si metteva d'accordo che uno dei colleghi usciva dal paese con le storie degli altri. Ci si chiamava il piccione. Chi fa il piccione oggi? E si andava fino a Bangkok a portare le storie alle agenzie e poi si tentava di ritornare. A me capitò di fare il piccione, se ricordo bene, doveva essere il 10 o il 12 di aprile. La città cadde il 17. E quello con cui io partii era uno degli ultimi aerei, forse l'ultimo. Non riuscii più a tornare dentro. Era il 17 di aprile del 1975 e io stavo a Bangkok. E le ultime notizie erano che i Khmer Rossi stavano per arrivare. E io pensai, dov'è che posso vivere più da vicino? Andai all'ambasciata cambogiana e nell'ufficio dell'addetto militare, che era un vecchio colonnello che avevo conosciuto durante la guerra, ci mettemmo a sentire alla sua radio, perché la sua radio era collegata col quartier generale delle forze armate di Lon Nol, e lì passammo 2 ore. E verso le 11 del mattino arrivò una voce che, urlando e poi piangendo, disse: stanno venendo, che Dio ci salvi. E la radio si interruppe. E io ero disperato, perché era stata una storia che avevo seguito per tanto tempo ed ero fuori. E questa curiosità di vedere cosa succedeva nella Cambogia, ormai presa dai Khmer Rossi, mi portò alla frontiera e attraversai questo ponte che separa Aranya Pratet da Poi Phet. Da una parte la Thailandia, il mondo del lusso, del benessere, della libertà, della gioia di vivere, dall'altra questo paese che veniva soffocato dai Khmer Rossi. Passai quel ponte ed entrai a Poi Phet, che in quel momento veniva presa dai Khmer Rossi. E mi aggiravo in mezzo alla gente, mi aggiravo in mezzo a questi giovani ragazzi con i fucili che entravano per la prima volta in questa città mentre gli ultimi tentavano di scappare verso la Thailandia. E rimasi lì per un'ora senza che nessuno mi desse noia, facevo foto, andavo a giro con un'enorme curiosità. E da un tratto, 2 o 3 di questi ragazzotti che io guardavo con questa incredibile curiosità, perché non li avevo mai visti vivi, si voltarono verso di me e cominciarono a dire questa parola: americano, americano. Mi presero per un americano, pensarono che ero probabilmente un agente della CIA. E così un giovane, non ricordo bene perché aveva avuto 14, 16 anni, con uno strano sorriso, con i piedi tumefatti, la pelle grigia perché veniva dalla giungla dopo mesi, probabilmente disidratato, con gli occhi arrossati, con una pistola mi tenne per quasi 2 o 3 ore contro il muro e mi sorrideva con questa pistola in faccia, me la teneva così. Ed era stranissimo, perché poi arrivarono altri, mi misero contro il muro, mi stavano per uccidere, era chiaro che mi volevano uccidere come una spia americana. E mi salvò il sorridere, perché una vecchia regola che mi ero sempre insegnata: mai farsi prendere dal panico, mai mostrare che hai paura. E così sorridevo e tentavo di parlare in qualche lingua che loro capissero, ma nessuna con cui potevo comunicare. Poi nel gruppo della gente che c'era lì attorno vidi una faccia più chiara, un cinese, era un commerciante di quel posto, e allora cominciai a parlare cinese, avevo il passaporto italiano e dissi al cinese: guarda, spiegaglielo, sono italiano, non americano. E sono qui, sono giornalista. Allora questo cinese che parlava Khmer parlò con questi ragazzi e riuscimmo a convincerli che si doveva aspettare che un capo arrivasse, perché se dovevo essere ucciso, che fosse deciso da qualcuno con responsabilità. E così passai delle ore con questo ragazzo che mi stava sempre sorridendo con la pistola in faccia. È strano, avevo paura, terribile come si può immaginare, ma avevo anche una strana simpatia per questo, perché d'un tratto rifacevo come in una moviola la storia di questa guerra e immaginavo questi ragazzi per anni sotto i B-52, i bombardieri americani, che di nuovo avevo vissuto solo da lontano, che per anni, per mesi erano stati sotto le bombe, a tappeto, con lo shock di questa esperienza. E poi questi Khmer Rossi erano stati i partigiani, li avevo visti come gli eroi di questa liberazione, quelli che tentavano di rifare il paese, di riportare la Cambogia ad un paese di pace, che tentavano di cacciare gli americani che avevano con la loro presenza militare deformato l'anima di questo paese. Poi arrivò finalmente questo capo,
Questo mi guardò, guardò il mio passaporto, ripetei la mia storia e finalmente mi riaccompagnarono alla frontiera e passai a senso inverso questo ponte, di nuovo verso la Thailandia, passando questo filo spinato. E questo fu il primo a poter raccontare di aver visto i Khmer Rossi, di averli visto da vicino, anche se li avevo visti in una posizione in cui la paura mi aveva forse un po' deformato la loro visione. Ma ripeto che quel giorno uscii dalla Cambogia con grande sollievo, ma anche con un senso di simpatia, perché pensavo di nuovo che questa fine della guerra fosse una liberazione e fosse l'inizio di un nuovo periodo in quel paese. Assieme e tutti dovevano mangiare assieme. Quando senti storie così non puoi crederci, sembra veramente che ci sia dietro della follia. Però questa storia cominciò a ripetersi, andavo in un altro campo profughi e una stessa storia mi veniva raccontata. Devo confessare che come giornalista aspettai qualcosa come 2 o 3 settimane prima di scrivere questa storia. E di nuovo cercavo le giustificazioni. Ciò che mi convinse, quello che mi fece veramente voltare pagina, fu incontrare un bambino. Perché la gente mi raccontava che i Khmer Rossi ammazzavano i loro nemici, i nemici del popolo, con dei bastoni. Questo mi era sempre rimasto un po' difficile da credere. Pensavo che li avrebbero fucilati o buttati giù da una rupe, non so che cosa. Ma l'idea che fossero uccisi, come dicevano, cup, cup, chup, chup, con dei bastoni, mi meravigliava. E un giorno in un campo c'era un bambino di cui si diceva che aveva perso tutti i genitori in uno di questi massacri. E attraverso l'interprete, perché io non parlavo Khmer, chiesi a questo bambino di raccontare come aveva visto uccidere i genitori. E aveva in mano un pezzo di carta con un lapis, perché stava in uno di questi campi tenuti dalla Croce Rossa. E questo bambino si mise a disegnare e disegnò delle figure molto rudimentali, molto, molto primitive, ma in cui si vedeva della gente legata e degli uomini tutti vestiti in nero, perché così i Khmer Rossi erano visti in Cambogia, gli uomini in nero, che con dei bastoni picchiavano sulla testa qui. E questo mi convinse, perché questo piccolo dettaglio che avevo sentito tante volte attraverso l'innocenza di questo bambino non poteva essere inventato, non poteva essere la CIA che gliel'aveva raccontato perché lo raccontasse a me. E questo mi cambiò e da allora cominciai a descrivere queste storie. Anche se fino allora quello che mi rimaneva strano da capire era la logica dietro questa follia. Perché si poteva fare una cosa del genere? E mi successe un anno dopo un episodio allucinante, se vuoi. Sapevo che uno dei 3 grandi capi dei Khmer Rossi, i Khmer Rossi erano stati guidati sia durante la guerra sia una volta preso il potere da 3 personaggi. Uno è questo Pol Pot, che esiste ancora. Uno era Khieu Samphan, che diventò presidente, che ora è presidente, vicepresidente della Cambogia della frontiera. E uno era Yen Sary, un uomo di origine vietnamita, un intellettuale e che a quel tempo era ministro degli esteri. Quest'uomo, Yen Sary, andò a Singapore e io lo seppi. Andai a Singapore e riuscii a comprarmi un biglietto di prima classe e a farmi sedere accanto a lui. E fu un viaggio breve da Singapore a Kuala Lumpur, dove lui andava per una conferenza, dove io, poco dopo che ci eravamo seduti, gli cominciai a parlare, chiedendogli che cosa succedeva in Cambogia. Lui era molto sorpreso di trovarsi un giornalista. E io ero molto confuso di stare accanto ad un uomo che era come Adolf Hitler, oppure un grande rivoluzionario. E questa confusione di sentimenti mi si chiarì in questo breve, ma importante per me, viaggio. Perché lui a un certo momento disse: lei deve capire, stiamo facendo in Cambogia qualcosa che non è mai stato fatto prima nella storia dell'umanità. Ed aveva ragione. I Khmer Rossi stavano facendo in Cambogia qualcosa che non era mai stato fatto prima nella storia dell'umanità, cioè stavano distruggendo, fisicamente distruggendo un'intera società, tentando, mito rivoluzionario, di costruirne una nuova. E questo mi dette anche la logica con cui questa gente lavorava. Dov'è che avevano imparato questa logica i Khmer Rossi? Strano a pensare. In Europa, a Parigi. Questa leadership dei Khmer Rossi veniva dalle università, dalla Sorbonne. Khieu Samphan ha studiato scienze politiche alla Sorbonne. E da asiatici rivoluzionari che avevano imparato sui testi questi slogan che anche la nostra gioventù di sinistra ha urlato: abbasso la borghesia, eliminare la borghesia. Questi slogan, tradotti una volta tornati nel loro paese, nella loro realtà, diventavano il fatto quotidiano.
distruggere la borghesia non voleva dire ristrutturare l'economia in modo che non ci fosse più una classe borghese che possiede i mezzi di produzione e sfrutta con ciò gli operai. Distruggere la borghesia volle dire distruggerla, prendere tutte le persone che in qualche modo rappresentavano o erano legate a questa borghesia e massacrarle. E questo è l'episodio cambogiano, questo è la follia cambogiana, ma dietro questa follia c'è questa spaventosa ma stringentissima logica, imparata sui banchi di scuola del marxismo in Europa. Alla fine del 1978 e l'inizio del 1979, il Vietnam invade la Cambogia, raggiunge Phnom Penh, mentre Pol Pot e i suoi si rifugiano fra le montagne. Nella capitale si installa un governo filo-vietnamita, guidato da Heng Samrin, un comunista che ha animato la resistenza a Pol Pot e che promette di essere tollerante. Il conflitto si chiude nel rapido giro di 2 settimane, mentre le 2 guerre precedenti sono durate decenni. Quanti ne sono occorsi a vietnamiti, cambogiani e laotiani per piegare prima i francesi e poi gli americani. La differenza però non è solamente di ordine temporale e le ragioni dell'intervento non sono puramente umanitarie. Vi sono motivazioni che toccano anch'esse l'essenza di questa guerra. Non più una lotta di liberazione dello straniero, bensì un conflitto fra 2 popoli dell'Indocina, il vietnamita e il cambogiano. Una contesa all'interno della Cambogia fra Pol Pot e la fazione di Heng Samrin, oltre al contrasto di interessi russo-cinese, con un Vietnam alleato di Mosca e una Cambogia di Pechino. Terzani può ritornare a Phnom Penh. Sono ritornato in Cambogia nel 1980, poco dopo che i vietnamiti erano entrati a liberare la Cambogia dall'orrore di Pol Pot e ad occuparla. E fu un'esperienza drammaticissima, perché fino allora avevo vissuto attraverso le storie dei rifugiati lungo la frontiera la tragedia cambogiana, ma solo nei racconti. E devo dire che anche ad immaginarsi l'orrore, la fantasia non riesce mai a cogliere quel tanto orrore che c'era invece nella realtà cambogiana. Perché uno si può immaginare i massacri, le fosse comuni, si può immaginare migliaia e migliaia di persone morte, ma se le metti in fila queste persone morte, se le vedi queste ossa, sono tanto di più di quelle che uno si può immaginare. C'erano giorni in cui si camminava per decine di minuti, per mezz'ora, in risaie soltanto coperte di ossa bianche. E a quel tempo i vietnamiti, che evidentemente volevano vendere la loro storia della liberazione della Cambogia, e volevano mostrare ai giornalisti, io ero uno dei primi che andava lì, volevano mostrare gli orrori commessi da Pol Pot, ti portavano in delle prigioni modello dove si torturava, ti portavano a vedere delle fosse comuni. E uno da giornalista poteva avere anche il sospetto che quelle fossero le uniche prigioni, le uniche fosse comuni. E invece non era così. Mi capitò per esempio per caso un giorno che la mia macchina, mentre si viaggiava lungo il grande lago della Cambogia, che la macchina si rompesse e ci fermammo in un villaggio qualsiasi a chiedere ai contadini di aiutarci e darci da bere del latte di cocco. E appena scesi dalla macchina, i contadini loro, senza che chiedessimo niente, vollero mostrarci la loro fossa comune. In un pozzo dove centinaia e centinaia di persone erano state buttate e dove l'acqua non era più bevibile per anni. E ci fecero vedere, raccontandoci ancora una per l'ennesima volta, questa scena degli uomini messi davanti al pozzo e poi il colpo sulla testa, e buttati giù. Dovunque ci si fermasse poi, e lo feci poi altre volte, proprio per essere sicuro, per togliermi qualsiasi dubbio, mi rifermavo in alcuni villaggi e dovunque era la stessa solita storia di massacro. Tornare in Cambogia fu stranissimo, perché avevo lasciato Phnom Penh qualche giorno soltanto prima che fosse liberata dai Khmer Rossi e l'avevo lasciata come una città ferita, come una città in preda al terrore, nel panico, ma ancora una città che viveva. E ci sono tornato ed era una città morta. La gente attorno erano come degli zombie, con questo incredibile trauma di essere stati testimoni di una cosa spaventosa. E poi era strano,
perché era come se la città, che non aveva poi subito, dopo la mia partenza, bombardamenti o nient'altro, era cambiata. La chiesa, un'enorme cattedrale che c'era nel mezzo di Phnom Penh, era stata rasa al suolo dai Khmer Rossi, mattone per mattone rimosso. La banca, che i Khmer Rossi avevano distrutto come simbolo del capitalismo perché eliminarono la moneta nella loro follia, era stata bombardata e distrutta. Le case che conoscevo, c'era una casa dove abitavano certi amici miei, e andai a cercare questa casa per cercare quella famiglia. Non solo la famiglia non c'era più, e davvero non ho trovato una sola persona che avevo conosciuto durante la guerra, che ho ricercato, non ce n'era più una. Ma la casa non c'era più. La casa era stata, insieme a tutte le case di un'intera strada, rasa al suolo dai Khmer Rossi. Dovunque si andava era la solita storia di orrore. E una cosa più di ogni altra mi impressionò, una cosa che varie persone mi ripeterono, che durante il regno dei Khmer Rossi la gente aveva paura dei bambini. E mi fu chiaro, mi fu spiegato, era la storia dell'uomo nuovo. Pol Pot creava questo uomo nuovo prendendo i bambini via dalla famiglia. Le famiglie già erano state disperse, separate, marito mandato da una parte, moglie da un'altra, i figli presi, e i bambini venivano presi in queste unità controllate da ANCA, l'organizzazione, poi il Partito Comunista. E all'interno di questa organizzazione, separati dai loro parenti, separati dai loro amici, questi bambini venivano addestrati a questa nuova ideologia che avrebbe dovuto dominare il paese. E poi funzionavano da clop. Questa è la parola che i cambogiani ripetevano sempre, da spie, dei bambini piccoli che la notte si acquattavano dietro le capanne della gente che parlava e magari ascoltavano una cosa contro il regime, o li vedevano mangiare una patata che avevano rubato da un campo comune, e venivano e i bambini denunciavano la gente adulta. E questa idea che si fosse messo in piedi un regime in cui i bambini sono i temuti, i bambini diventano i più odiati, era una cosa, dico, veramente che superava la fantasia dell'orrore. Non ci si può immaginare una cosa più orribile di questa. E questa era la Cambogia dei Khmer Rossi. L'orrore per i massacri di Pol Pot in quegli inizi del 1979, che vedono le truppe vietnamite entrare a Phnom Penh, fa comunque premio su molte considerazioni. I cambogiani sembrano dimenticare il contrasto più che secolare che li ha opposti al vicino Vietnam. 180.000 soldati di Saigon si installano in Cambogia a guardia della tolleranza riconquistata. Del resto è inteso, almeno così si dice, che l'occupazione vietnamita avrà breve durata, il tempo per consentire al nuovo regime di Heng Samrin di affondare meglio le proprie radici in un paese dove ciascuna famiglia piange almeno una vittima. I morti di quello che è stato il più feroce esperimento che la Cambogia abbia mai conosciuto lungo l'arco della sua storia passata e presente. Quando tornai in Cambogia nel 1980 mi trovai dinanzi ad un problema che spesso un giornalista ha da affrontare, cioè che conclusioni tirare, che giudizio dare di quello che vedevo. E qui il problema era complesso, perché da un lato ero testimone di un'invasione vietnamita in Cambogia, ero testimone dell'occupazione della Cambogia da parte dei vietnamiti. Chiaramente un fatto immorale dal punto di vista del diritto internazionale, dal punto di vista del diritto umano, ma dall'altro ero anche testimone di questo incredibile massacro che era stato perpetrato al tempo del regime di Pol Pot, e perciò mi trovavo testimone della liberazione della Cambogia da parte dei vietnamiti. Che conclusione tirare? Cosa dire al lettore? Chi ha ragione? E lo risolsi in maniera molto semplice. Mi immaginai che io fossi cambogiano. Cosa avrei voluto? Certo, allora avrei voluto essere liberato dai vietnamiti piuttosto che massacrato da Pol Pot. Il problema si ripone oggi, perché i liberati di oggi sono ancora occupati dai vietnamiti. L'occupazione vietnamita diventa dunque permanente, e contro di essa, in questi ultimi anni, nasce una nuova resistenza, che consente allo stesso Pol Pot di risorgere dalle ceneri della disfatta, mettendo in piedi un esercito partigiano di 30.000 uomini, il nervo principale delle forze della cosiddetta Kampuchea democratica,
con Sihanouk quale capo di Stato e un governo di fronte unito fra nazionalisti, neutralisti e comunisti, sotto la guida del nazionalista Cao San. Una guerriglia dotata di armi che provengono prevalentemente dalla Cina, attraverso la Thailandia. Una guerriglia annidata lungo i villaggi di frontiera, o fra le montagne che circondano il Gran Lago di Tonle Sap, nel centro della Cambogia. Una resistenza che è riuscita a tenere in scacco l'occupante vietnamita, raggiungendo con rapide incursioni la stessa periferia di Phnom Penh. In una di queste zone di guerriglia, nel territorio cambogiano, raggiunta non senza difficoltà, superando divieti e inevitabili sospetti, abbiamo intervistato Chea Rithai Chut, comandante in capo dei Khmer Bianchi, le forze della resistenza nazionalista. Gli uomini che combattono in questa regione sono molte migliaia, se si contano tutte le forze del fronte anti-vietnamita che oggi è una realtà, anche se ognuno di noi mantiene ferme le proprie convinzioni ideologiche. Ai combattenti veri e propri occorre poi aggiungere l'insieme delle popolazioni dei villaggi, che rappresenta per noi una specie di grande riserva. Come nasce questo esercito? Nasce da una realtà di fatto, dall'occupazione straniera del nostro paese, intendo l'occupazione vietnamita, dietro alla quale ci sono i sovietici, ancora una potenza straniera. I cambogiani sono sempre stati grandi patrioti, fa parte della nostra storia. Ci sono dei combattimenti adesso? Sì, è la stagione asciutta e i vietnamiti ne approfittano per attaccare e anche per seminare di mine il terreno. Ma noi a nostra volta contrattacchiamo, perché se loro hanno i carri armati, noi conosciamo il terreno. E qual è l'origine sociale dei soldati di questo campo? Per la maggior parte sono contadini, come è contadino il 90% della Cambogia. Sono contadini ai quali dapprima il regime di Pol Pot, per fanatismo ideologico, ha strappato le terre. Poi sono venuti i vietnamiti e hanno preteso di farne degli schiavi, fra l'altro senza migliorare per niente la situazione alimentare del paese. Ci sono anche degli ex militari, nel mio caso, e naturalmente degli intellettuali, dei quadri dirigenti. Ma fondamentalmente i miei soldati sono dei contadini. E questo è di immenso aiuto per ottenere l'appoggio della popolazione. Tutti i cambogiani sono dei buoni combattenti quando si tratta di battersi per la libertà del proprio paese. Noi amiamo questa terra senza distinzione. Noi, quelli di Pol Pot e così via. In passato possiamo aver commesso degli errori, anche gravi, ma nessuno adesso si sottrae all'appello della nostra terra. Ma se questa è la realtà della guerriglia, potrebbe essere domani la realtà della pace? Oggi i Khmeri Rossi sono parte di questo governo di coalizione che fa la guerra all'occupazione vietnamita in Cambogia. Assieme ai Khmeri Rossi ci sono i nazionalisti di Son San e gli ex sihanoukisti del principe Sihanouk. Questi tre partner si odiano a vicenda, gli uni sono state le vittime dei massacri degli altri, per cui è mettere assieme il diavolo con l'acqua santa. Non potranno mai andare d'accordo. E se mai questa coalizione ritornasse al potere, i sihanoukisti e i nazionalisti sarebbero le prime vittime, perché il grosso potere militare della coalizione è ancora in mano ai polpottisti, ai Khmeri Rossi, che hanno 30.000 uomini in armi e che hanno un vecchio conto da regolare, proprio perché non li ammazzarono tutti se li ritrovano oggi nella coalizione. Ovviamente i Khmeri Rossi fanno la parte dell'agnello, tentano di cambiare la loro pelle, dicono che il Partito Comunista Khmer è stato smantellato, che loro ora hanno imparato le lezioni della storia, ma questo ormai l'abbiamo visto, è una pura, tipica tattica, come la chiamano i comunisti, da fronte unito. Ora siamo tutti amici perché abbiamo bisogno di combattere il nemico comune. Ma se questa coalizione tornasse al potere non potrebbe sopravvivere, perché il lupo perde il pelo ma non il vizio, e questo lupo è un lupo mannaro di cui tutti i cambogiani sanno i crimini del passato e non potranno mai dimenticarli. È per offrire un'immagine di unità che lo stesso Sihanouk ha voluto visitare in Cambogia uno dei villaggi posti sotto il controllo dei Khmer Rossi, le forze di Pol Pot. È qui che lo abbiamo raggiunto e intervistato. We are among patriots. Il fatto è che siamo tutti patrioti. Il partito della Cambogia Democratica, che un tempo si chiamava comunista, ha corretto la sua linea politica ed oggi la gente che vive nella zona, diciamo, sotto il controllo di Pol Pot è ben nutrita, ben vestita. I contadini hanno la loro terra,
possono darsi al libero commercio. È anche tornata la libertà di religione. Le cose, insomma, sono cambiate. Tanto che il partito della Cambogia Democratica, i Khmer Rossi di una volta, mi hanno assicurato di non essere più comunisti, di voler essere come gli altri partiti nazionalisti e che vogliono accettare il programma politico del governo di coalizione, cioè libere elezioni, e poi un governo responsabile delle sue azioni davanti a un Parlamento. Inoltre, un sistema economico fondato sulla libera impresa. Sì, il leader dell'Unità Nazionale Cambogiana accanto ai Khmer Rossi, i responsabili di una delle più sanguinose dittature della storia. Ihecco perché anche l'ottimismo di Sihanouk pretende la verifica dei fatti a venire. La Cambogia, secondo me, non ha un grande futuro. Perché in verità quello che i vietnamiti hanno fatto occupando la Cambogia è realizzare un vecchio sogno storico, che era quello di occupare il resto dell'Indocina. Il Vietnam è una potenza in questo senso imperiale, che ha avuto da sempre questa necessità di occupare un territorio che va al di là dei semplici confini stabiliti dal colonialismo francese e controllare l'intera penisola. Vedi, la Cambogia è per il Vietnam quello che il Tibet è stato per la Cina. E in questo senso mi pare che, così come il Tibet non ha un futuro di paese indipendente, ma ha da essere all'interno dell'impero cinese, perché l'impero cinese ha bisogno di controllare questa regione, così la Cambogia avrà bisogno di essere controllata dal Vietnam. E stranamente, così come il Tibet ha il suo Dalai Lama, che rappresenta l'anima di questo paese che indipendente non esiste più e che viaggia per il mondo riverito e stimato da tutti, la Cambogia ha il suo Dalai Lama ed è Sihanouk, il quale continua a rappresentare a giro per il mondo una Cambogia che non esiste più e che in quel Sihanouk ormai non crede più, l'ha dimenticato, perché ormai il tempo è passato. Per cui non mi pare che la Cambogia abbia ancora un futuro da paese indipendente. I vietnamiti ci sono e ci sono per restare. Ed è inutile continuare a farsi delle illusioni su quello che dovrebbe essere, perché purtroppo la storia non è così, non avviene quello che è giusto che avvenga, non avviene quello che è morale che avvenga. Avviene quello che le forze sul terreno di battaglia, le forze geopolitiche portano a realizzarsi. E quello che queste forze oggi fanno sì che la Cambogia sia un paese inghiottito in questo mare della forza vietnamita. E qui è questa grande tragedia con cui noi, che siamo stati anche militanti della sinistra, abbiamo da fare i conti. È inutile continuare a trovare delle giustificazioni per le delusioni che noi abbiamo dalla storia. È tempo che ci fermiamo, che osserviamo cosa succede e tiriamo delle conclusioni. E qui è tutto il discorso sui Khmer Rossi. I Khmer Rossi sono dei rivoluzionari, o erano dei rivoluzionari. Volevano liberare il paese dall'imperialismo americano, dall'influenza occidentale, liberarlo e farne una cosa nuova. Pol Pot ne ha fatto il regno del terrore. E questo in certo modo è avvenuto anche in Vietnam, dove di nuovo il Vietnam, eroe della nostra gioventù ideologica, si è macchiato ugualmente di crimini, esiste una società oggi, uno stato di polizia non dissimile da quello che esisteva prima. Insomma, dobbiamo fare i conti con questo fenomeno, che è il fenomeno della rivoluzione che va al potere e che tenta di rifare questa società. E qui è il punto di fondo, l'unica cosa a cui credo di essere arrivato in questi anni di osservazione dell'Asia. Che cosa vogliono i rivoluzionari? Tutti i rivoluzionari vogliono creare una nuova società. Creando una nuova società hanno bisogno di distruggere la vecchia, perché sanno, e qui la loro analisi è giusta, se qualcosa del vecchio sopravvive, il nuovo non può impiantarsi. Per questo Pol Pot ha distrutto le biblioteche, perché se un solo libro sopravviveva, che raccontava il passato, su quel libro si poteva costituire la resistenza contro il nuovo. Allora Pol Pot ha ucciso i vecchi, ha ucciso tutti quelli che avevano gli occhiali, perché avere gli occhiali voleva dire aver letto, voleva dire ricordare il passato. Ha distrutto le biblioteche, ha tentato, in altre parole, di azzerare il passato per poter creare l'uomo nuovo. Mi pare che c'è in questo atteggiamento del rivoluzionario, in questo caso comunista, qualcosa di sacrilego, perché nel suo obiettivo di rifare la società, cioè di rifare l'uomo, va contro
se non proprio Dio, contro la natura. E questo uomo nuovo è fatto forzando la natura e con ciò creando dei mostri. Gli uomini di Pol Pot, quell'uomo nuovo di Pol Pot, altro non è che un mostro.